Mi ascolti quando parlo? Ma che sei scema? Ma ti ascolto così. Stupido. Non capisci niente. Nessuno ti capisce. Io faccio schifo. Pronto? Mi dispiace, ma mia figlia non può venire al telefono. Senti, ragazzino, lascia in pace mia figlia. Ma tu che diritto hai di dire al mio ragazzo che non mi deve più cercare? Io sono tua madre e so quello che è bene e quello che è male per te. Tu non sai proprio un bel niente, non sai nemmeno tenere in piedi questa famiglia. Ragazzina, attenta a come parli. E tu, non dici niente? Non senti come risponde tua figlia? Chi me lo doveva dire a me, di avere un marito e una figlia così disgraziati? Che fai, non mangi? Tanto guarda, che non esci neanche oggi, hai capito? Ascolta bene, signorina, finché stai in questa casa farai tutto quello che dico io. E adesso che hai da ridere? Mangia, cammina. Adesso che cosa fai? Torna immediatamente a tavola. Non cercare di sfidarmi, lo sai che non ti convieni. Avanti, vieni a mangiare. Stavo pensando. Non farmi arrabbiare. Avanti, dimmi, cosa stavi pensando? Pensavo che oggi uscirò lo stesso da questa casa, con o senza il vostro permesso. Scordatelo. Sei in punizione per 2 settimane. Sempre a dare punizioni. Ma perché non ti sforzi di sapere come sto, quali sono i miei sogni, i miei problemi? Capirai. Quali saranno mai i problemi all'età tua? Saranno tutte scemenze. I problemi sono altri. Non capisci proprio niente. Modera il linguaggio, ragazzina. Altrimenti stasera le prendi pure. E torna indietro. Vieni subito a tavola.